Posso togliere la musica solo un attimo che vi parlo di questa petizione? Posso? Faccio conto che abbiate detto sì. Silenzio ha senso. Allora, che cos'è questa petizione? Noi più che della petizione, io vi dico questo, nella petizione ci sono tre cose molto importanti. Una è la passione, l'altra è il rispetto. E la terza ancora si chiama unicità di questo posto. La passione. Che cos'è la fattorietta? Io abito qua dietro, io sono del 13° municipio, sto a Clivo di Monte del Gallo. Io quando mi voglio ricordare che cosa potrebbe essere Roma, vengo qua. Questo è un pezzo di agro romano, com'era una volta. Usciamo da qua e troviamo le macchine in doppia fila, i pullman in doppia fila, lo smog che ci avvelena, la gente che smadonna. Io vengo qui e tutto questo non c'è. Sta all'interno di un'oasi paesaggistica particolare e unica. Quindi tanta passione. Difendiamola. Con questa petizione noi possiamo difenderla. Perché che cosa chiediamo con tanta passione? Chiediamo a tutte le pubbliche amministrazioni di essere coinvolti in prima persona e di aprire un tavolo, di sostenerci. Perché sostenerci? Perché in questo luogo, con tanta passione e con tanta unicità e con tanto rispetto, si offre alla scuola San Francesco, ad esempio, la possibilità per i bambini che la frequentano di venire a fare l'orto qui una volta alla settimana, senza chiedere soldi, senza chiedere niente. Perché in questo posto, con tanto rispetto e con tanta passione, si sostengono le persone che hanno disabilità psicofisiche, gli si permette di uscire dai centri diurni, perché in questo posto ci sono, è stato fatto e abbiamo anche i nomi. Orietta, come si chiama? Moussa? Poi ci devi dire chi è Moussa, però, perché io dico Moussa, ma tu devi venire a raccontare chi è Moussa. Hanno fatto il recupero e il reinserimento di profughi e si fa, chi è Moussa? Orietta, ci devi raccontare chi è Moussa, se no io non continuo. Qua blocchiamo tutto. Allora, per Moussa parlo solo per Moussa. Allora, Moussa è un profugo maliano che è arrivato in Italia, è stato buttato in mare dagli scafisti per scappare dalla polizia che inseguiva il barcone. Era affogato, è stato praticamente resuscitato con la respirazione. Insomma, è arrivato in Italia con problemi psicologici terribili. È stato accolto da un'associazione che si chiama Integra, che sono veramente bravi. Integra mi ha contattato e mi ha chiesto di prendermi cura di Moussa. Moussa assomiglia a Arnold, non so se qualcuno di voi si ricorda il telefilm, sì, Arnold, sì, uguale, sì. La stessa faccia cicciona, però aveva tutti i segni sul viso, perché quando gli prendeva l'agitazione si rovinava praticamente. Moussa è stato con noi per tutto il periodo del programma Integra. E poi non lo potevo mandare via, me lo so infilato dentro casa, dormiva sul divano, chiacchieravamo tutte le notti e poi l'ho assegnato a un corso della regione in un'azienda agricola, insomma, come allevatore. E ha trovato un posto di lavoro, ora lavora per un'azienda, è segnato, è andato in Mali, ha trovato sua moglie. È nata una bambina adesso e l'hanno chiamata Orietta. Sta ancora in Mali, però entro la fine del mese dovrebbe arrivare in Italia. Moussa è praticamente un altro figlio mio. E come tutti i ragazzi che arrivano qua, perché io mi innamoro di tutti. C'è Pape, c'è Pamela, c'è Roberta, c'è... Qui abbiamo tre gruppi di Roberta e Valentina, che è una cosa stranissima. Il terzo gruppo l'ho creato io.
La prima è Robertona, che è una mia amica da tanti anni con sua figlia Valentina. Grande Roberta! La seconda è arrivata qui perché doveva fare un concorso fotografico e l'ha vinto, perché la foto di Polly è sul calendario del Messaggero. È Roberta che va in giro con una macchina fotografica, eccola laggiù. Roberta è coinvolta una sua amica che si chiama Valentina, che si occupa di marketing, per cui ci sta, insomma, ci sta rilanciando, si stanno. Loro sono tutte volontarie, io non capisco nemmeno perché lo fanno, però vabbè, sono tutti figli. È la giornata del volontariato. E il terzo gruppo, Valentina e Roberta, sono due tacchini, sono nati, loro l'hanno visti per primi, allora abbiamo chiamato Robby e Vale, se sono maschio o femmina lo scopriremo, per cui adesso qui è pieno di Roberta e Valentina. E vabbè, poi c'è pure Super Slot, ma non è una... non lo so, io mo guardo e vedo perché non mi dice, c'è Federica, c'è Italo, c'è Franca, c'è Barbara, c'è Massimo. C'è Massimo che mi sopporta, vabbè, io sopporto lui. E poi c'è il grande Vittorio lì, vestito d'arancione, lui è fantastico, un altro figlio pure lui. E tutti quanti, c'è Mauro di Letizia Trans, c'è Paolo con i figli che sono fantastici, cioè qui sono tutti fantastici, per fortuna oggi quelli che non sono fantastici non ci sono. No, sono andati a Napoli. Sono andati via. Sì. Vedi Napoli e poi Monica. È una cattiva aria grossa. Niente. Non me dovete far parlare perché io poi parlo a bambe, capito? Vuoi un poco di vino? Grazie. Invece è proprio giusto che parli. Un poco di vino lo vuoi? Allora, un paio di cose importantissime. Ripeto, rispetto, passione e unicità. Quindi, la petizione. Firmatela, andate al tavolo di Roberta, la famosa Roberta, la prima Roberta che è stata nominata. Prendete i fogli delle petizioni, portateli a casa, portateli nelle scuole, portateli nei baretti, portateli nei posti di lavoro, portateli dove andate, chiedete le firme, perché la fattorietta va sostenuta. Chiediamo alle pubbliche amministrazioni di coinvolgere la fattorietta, le associazioni e i cittadini singoli, perché no? Perché venga indetto un tavolo presso il Dipartimento dell'Urbanistica, venga indetta una conferenza con gli uffici tecnici per sostenere le esigenze della fattorietta, perché le cose che fa la fattorietta hanno bisogno di strutture, hanno bisogno di servizi, hanno bisogno di interventi precisi, perché lavora con i disabili, perché lavora con gli emigrati e i rifugiati, perché lavora con gli esseri umani, perché crea strutture dove le persone possono vivere. Noi vogliamo un quartiere dove si possa vivere. Questo è un posto che potrebbe geograficamente, proprio per come è sistemato e dove è collocato, essere il centro di un itinerario, di una passeggiata bellissima che prende San Damaso, prende il vicolo del Gelsomino, prende la Cava Aurelia e ricongiunge a Villa Panfili. Ma voi ve lo immaginate che cosa si potrebbe fare nei giorni di festa con il bel tempo? Che passeggiate si possono fare in questo quartiere abbandonato dai politici, martoriato dai pellegrini e dai pullman, avvelenato dagli scarichi, dove sembra che le persone non possano vivere, invece qui si vive. E la gente qui chiede di poter vivere e vivere bene e chiede rispetto per questo posto in cui sta. Perciò noi chiediamo alle pubbliche amministrazioni quello che vi ho chiesto adesso di fare e vi chiediamo personalmente di ritirare quei moduli, di firmarli, di portarli ovunque, di parlarne con chiunque. Abbiamo i figli nelle scuole, portiamoli nelle scuole, diffondiamo questa petizione e vi chiediamo inoltre, perché è giusto chiederlo, un'offerta libera, quanto potete, quanto volete, sempre da Roberta, dove ci sono le petizioni e i moduli, e vi chiediamo di farlo, perché io sono sicura che tutti voi volete che si viva bene e che si possa continuare a vivere bene qui e ad aiutare Orietta e Massimo a portare avanti questo sogno che sta all'interno, che è una specie di, che ne so, una piccola archeologia urbanistica all'interno di un quartiere per altri versi abbandonato, ma comunque bellissimo e che amiamo tutti. Grazie, andate al tavolo di Roberta. Chiamiamo Federica? Chiamiamo Federica, certo che una sì. Una delle volontarie. Una delle volontarie, che ha detto Orietta, non si sa perché fanno le volontarie. Beh, adesso ora ce lo dice. Dice. Salve, sono Federica. E sei troppo alta. E sono troppo alta. Ho conosciuto Orietta esattamente 10 anni fa,
perché sono venuta a festeggiare il mio compleanno qui e abitando qui vicino non conoscevo quest'area bellissima. E me lo disse mio nipotino che veniva a scuola e alla scuola San Francesco ed era venuto qui a vedere i primi animali di questa fattoria. Diciamo che c'è stato subito feeling fra me e Orietta, perché Orietta ha un difetto che è anche un pregio che è un difetto che non dice mai di no a niente e a nessuno. Per cui abbiamo cominciato questa collaborazione mettendo in rete un sacco di associazioni, perché qui abbiamo fatto dei laboratori con i bambini dell'associazione A Roma Insieme, che si occupano delle mamme con i bambini piccoli in carcere, per cui il sabato venivano a giocare con gli operatori di questa associazione e Orietta metteva a disposizione le aree per questi bambini. La cosa più simpatica, perché avevano dei nomi abbastanza eccentrici, tant'è che si chiamava uno Sandokan, e questa cosa ci faceva tanto sorridere. Questi bimbetti, pensate, uscivano una volta a settimana dal carcere, perché fino a 3 anni per la legge italiana possono rimanere con le mamme nel carcere, alcuni di loro erano nati in carcere. Per cui questa associazione cercava dei posti all'aperto in cui una volta a settimana far venire questi bambini, e questa è stata una delle prime collaborazioni che ho fatto con lei. Un'altra collaborazione, sempre perché a noi non ci piace rimanere nei nostri territori, abbiamo fatto per anni un gemellaggio con una scuola in Brasile, a Valencia, e abbiamo portato avanti dei progetti molto carini con questa scuola, sia raccogliendo fondi per questi bambini, ma anche facendo proprio dei progetti di scambi culturali. Tant'è che i bambini dei centri estivi organizzavano dei mercatini e scrivevano dei libri di favole, raccontando le favole italiane. Poi una ragazza ce le traduceva, li mandavamo in Brasile e quest'altra scuola faceva altrettanto lì in Brasile, per cui non era solo uno scambio di solidarietà, c'è stato proprio uno scambio di giochi, di letture fra questi due gruppi di bambini. E molte altre associazioni sono passate creando rete, creando un ambiente di convivialità, e sempre tenendo presente lo scopo di questo posto, che è quello soprattutto di portare i bambini a contatto con quello che è la natura. Si dice che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, invece in questo caso si dice che dietro una grande donna c'è finalmente un grande uomo, che è Massimo, che penso che è un santo, che pure lui c'è una regola di santità, perché ragazzi, stare dietro Orietta è veramente faticoso. Bene, io sono Massimo, purtroppo sono il marito di Orietta. Questo purtroppo era il mio difetto. No, una cosa che volevo dire è che io sono particolarmente affezionato agli animali, e se questo posto, come noi immaginiamo, per le notizie che ci arrivano, probabilmente in futuro non ci sarà più, a me quello che mi preoccupa di più sono gli animali, perché è come se fossero dei miei figli, li ho allevati da fin da piccoli, sono nati qui, la maggior parte sono nati qui, e non saprei proprio cosa fare senza gli animali, ma non per me, perché uno poi se ne fa una ragione. Ma gli animali, noi abbiamo cambiato la destinazione d'uso, erano tutti animali a scopo alimentare, li abbiamo fatto sostituire lo scopo e adesso sono animali a scopo didattico, proprio perché noi teniamo a questo posto e soprattutto io personalmente tengo gli animali. Orietta, oggi sono un po' in lutto a proposito di animali eccetera, ma quello che c'hai dentro casa è mezzo cinghiale? No, Nando, il maialone è Nando? Tu parli dei Sotta? Io parlo di quella che sembra un cinghiale, no, marrone sotto. Allora lui è Nando, lui l'abbiamo preso l'altro anno a novembre, stai riprendendo? Sì, certo, l'abbiamo preso l'altro anno a novembre perché ci aveva lasciato Isotta a fine di settembre, a 9 anni ci ha lasciato Isotta. Ma cos'è, maiale o mezzo cinghialato? No, è proprio un maialino, non è vietnamita, è una razza americana che si chiama Giuliana. E si comporta come un cagnolino? Meglio. Sì, stamattina c'era un gatto che stava male e lui ce l'ha praticamente fatto vedere, è andato lì col naso piano piano, lo accarezzava e ci ha fatto vedere sto gatto che stava male, sì. È stupendo. Aggredisce i cani nuovi, ma non aggredisce, però insomma difende la proprietà come viene, un cane. Vi viene in riga. Sì, sì. Ma è forte. Seduto? E io un toro. Seduto. Seduto. Dai, no! Ciao. Hai visto che si è seduto? L'ha aiutato. Ora gli facciamo una carezzina anche noi a Nando. Vai, Dori. È buono, non vi fa niente. Gli avevo appena dato la crostata. Diceva, ma te pensa a farmi tutto dove...